Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati prima di provare ad attraversare questa sala, che non credo sia proprio una cosa saggia. Sono tanti. Un attimo, mi aggiusto un attimo il microfono. Ok, andiamo prima di sotto, vediamo un po' cosa c'è giù. Oh, stun grenade. Molto, molto bene. Raven. Sembra l'ombra di Vulcan Raven. Guardate che roba. E invece è un action figure. Così posso muovere anche la testa. Guardate, anche ai lati. Mamma, l'interazione di questo gioco rispetto al USP. Non abbiamo una USP però. Infatti non ce li fa prendere. Diamo un occhio qui dentro. Questa è chiusa. Niente. Peccato. Qui, niente. Niente. Oh. Ah, hanno ucciso un tecnico e l'hanno chiuso lì dentro. Vediamo se il suo cadavere ha qualcosa. No, sembrerebbe proprio di no. No. Vieni con me. Fermo. Perché loro proveranno anche a liberarsi. Non so se ci conviene ucciderlo o lasciarlo in vita. No. Vediamo cosa aveva. Niente. Niente. Eh no, va bene. Togliamocelo di mezzo perché qualcuno potrebbe passare di qua. Là ce n'è uno. Urca. Ah, da qua però potremmo fare un po' di pulizia, con la pistola silenziata. Ma quanti colpi abbiamo? 46. Aspetta. Bravo. Ora? Ok. Via. No! Perché? Vieni qua. Svenuto? Sì, è svenuto. Lasciamolo lì e andiamoci. Anzi, addormentiamolo. Perché la durata dei sonniferi è molto più lunga di quella dello stordimento. Quello là sopra potrebbe essere un problema. Forse ho sbagliato a non addormentarlo. Ok, via. Una razione. Ecco, vedete, infatti ci ha notato. Ma non ci prenderà. Lassù c'è una guardia. Reso.
Dai, allontanati. Presi. Gli sparo in testa con i sonniferi perché a seconda del punto in cui il dardo soporifero va a colpire, cambia, come si può dire, la rapidità dell'effetto. Quindi se io per esempio gli sparo in un piede, ci metterà molto ad addormentarsi, ma molto molto. Ma urca! No, 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 non era nessuno. Snake, maledette stelette. Ok. Questa USB. Quindi è sempre bene sparare in testa, perché almeno sparandogli in testa è istantaneo l'effetto. Dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Oh. Una? Che cos'è? Ah, una benda. Le bende non servono per curarsi, ma quando veniamo colpiti da proiettili o anche da coltellate, potrebbe capitare che, come dire, iniziamo a sanguinare, ecco, mettiamola così. E non è proprio una vera e propria emorragia, poiché dopo un po' si interrompe, ma questa porta è chiusa. Ma lasceremo delle, oltre che continueremo a perdere energia, ma lasceremo anche delle tracce di sangue per terra. E è molto, molto pericoloso. Repair of the entrance way to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. No, non venire qua, a esplorare. Questo è chiuso. Non venire qua. Non viene qua, ok. Niente, oh. Questi. Ah, guarda, guarda. Oddio, ma è qui! Porca puttana. No. Via di qui, maledette le levette. Oh, è la seconda volta che mi faccio scoprire per colpa delle levette. La seconda volta. Ditemi che non vengono qui. Usiamo una razione, va. Qualcuno sta arrivando. Porca vacca. Via, andate via, andate via, andate via. Andate via. Non vi girate. Oddio, se si girano. Si girano, ma lo sapevo. Smetti di sparare a caso. Smetti. Via, via. La seconda volta che mi faccio sgamare. Troppo tardi. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Allora, di là c'è il finimondo, qui c'è qualcosa che non quadra. Esatto. Snake, wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to. Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But your M9's knockout rounds won't work. Find a gun somewhere. Ok, ci serve un M9 per poter passare. Quindi per forza. Non un M9, scusa. Un USP. Via di qua.
e io non ricordo minimamente dove trovarne una. Ma ora questi tornano giù, non è proprio... No, dobbiamo far finire l'allerta. Perché da là c'è proprio la zona di... Questo mi converrebbe farlo fuori. Lasciamolo qui. Guarda, un'altra giapponesina. Poste. Un altro trucchettino. Si può vedere tra quanto si sveglierà più o meno il tipo che abbiamo addormentato, guardando quante Z ha sulla testa. Quando dorme della grossa ha 3 Z, quando ne ha 2 siamo a metà, e quando ne ha 1 sta per svegliarsi. Però non si può sapere il tempo preciso. Non è che questa è una USP? No, questi sono sempre proiettili. Ok, allora non ci resta altro da fare che proseguire. Guarda questo come dorme. Vieni con me. E non fare scherzi. Qui. Vediamo cosa avevi. Oh, una razione. Perché abbiamo le mosche addosso? Che cavolo? Un secondo. Cos'è che ci dà? Abbiamo raccolto delle razioni andate a male per caso? Sigarette, bende, pentazemina. Perché abbiamo tutta sta roba? Aspetta. Ah, siamo dall'altra parte del salone. Ah, dobbiamo entrare per forza, però da qui. Ora. Andiamo giù, va, che non abbia a venire. Ok. Tra poco dovrebbe addormentarsi. Perché sparandogli così rapidamente lo prendiamo più o meno vicino ai reni. Quindi dovrebbe andare giù veloce. Ma guarda quante mosche! Ma perché puzziamo? Ottimo. L'altro non l'ha visto. Prendilo, Snake! Ok, via di qui. Devo capire perché ho tutte queste mosche addosso, non me lo ricordo. Metal Gear Solid 2 è una gran figata perché praticamente... ma sto dicendo troppe volte praticamente. Perché ha un sacco di segreti. Se Metal Gear Solid 1 aveva tanti segreti... Oh mamma mia, non vi immaginate che cavolo ha Metal Gear Solid 2. Questo potrebbe darci delle noie. Soprattutto con tutte queste mosche addosso. Voglio ripulire la stanza. Voglio ripulire la sta... Oh. Per vedere se è qua l'USP. Ok, ho visto il suo percorso di pattuglia. Quindi il momento migliore per colpirlo è quando si volta per tornare indietro. A posto. Ma sono sempre di più poi. Ma poi sono grosse come calabroni. Secondo me ho preso tipo delle razioni andate a male o cose del genere. Niente. Qua dentro. Vi faccio un esempio qua. Le figate di per farvi capire quanto è fatto bene. Non sono finti, sono veri. Questo proprio sono un tocchi di classe che solo Kojima, veramente, solo lui può farti un gioco così complesso a livello di dettagli, di... Ma vedrete. No, ora questi primi episodi saranno difficilissimi per me, perché vorrei dirvi tante cose che però non posso dirvi, altrimenti vi rovinerei alcune sorprese, quindi... Lascerò che sia il gioco stesso a mostrarvele piano piano. Oh, una razione. Non viene di qua, vero? No.
Vediamo se questa volta ce la faccio. Freeze. Allora. Ok. Freeze. Così lo spavento. Anche qui lo spavento. Oh, grazie della targhettina. Dai, altro? Forza. Non c'è più niente. Non c'è più niente, va bene. Allora penso che puoi anche andare a dormire. Le dog tag servono a... sono diciamo degli oggetti speciali. E abbiamo guadagnato un trofeo. Oltre che ad guadagnare un trofeo, ci permetteranno anche di sbloccare varie cose. Dimmi che è un SP. Maledizione. Lui, mettiamolo dentro, va. Anche se potrebbe servire a me questo sgabuzzino. Vedremo di non farcelo servire. Libero? Libero. Dove diavolo la trovo sta USP? Questa è chiusa. Tra parentesi, le mosche se ne sono andate. Oddio, levetta maledetta. Forza, che fai? Si è piazzato lì questo, non si muove più. No, ha deciso che lui di lì non si sposta più. Freeze. No problem. Ok, sto imparando, sto imparando. Freeze. Maledizione. Freeze. Don't kill me. No, non ti uccido. Voglio la tua targhettina. Bravissimo. Adesso puoi andare a letto. Joseph Lager si chiamava. Avevi altro addosso? Sì, aveva anche delle bende. Perfetto. Giusto per controllare, da qua si ritorna indietro. E qui? Ah, no, no, no. Maledizione, da qui si torna indietro. Quindi abbiamo un bel po' di stanze da esplorare, tipo di qua. M9, ok. Qui possiamo salire. È enorme. C'era un modo per vedere la mappa? No. Non c'era un modo per vedere la mappa. Da qui si torna indietro. Il problema sarà quando questi due si svegliano. La cosa buona è che questi narcotici sono così potenti che quando quando il malcapitato che ne viene colpito si risveglia, non si ricorda di... praticamente di un cavolo, perché non si ricorda che siamo stati noi a sparargli in faccia, quindi pensa di essersi addormentato. Telecamera? Oh sì, telecamera. Chissà se con l'M9 la riesco a rompere, ma non credo. No. Sono troppo deboli questi proiettili. E allora, vecchia scuola. Via. Oh. Cos'è? Ciaff. Ok. Voglio quell'M9, cavolo. Aridaglie. Voglio quella USP. Continuiamo a salire. Oh cavolo. Oh. Madonna quanti sono qui. Se quello torna indietro. Oh. No. Madonna. Via 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 via. Se non mi ricordo male, ecco qua. Questa è un po' una ladrata, ecco, mettiamola così. Se scatta l'allarme ma non gli si dà il tempo di chiamare i rinforzi e ci si allontana, non succede niente. Allora, tu... l'ho preso? Non lo so mica, sai.
Cosa c'è? Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. Hmm. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Ok, buona idea, però... No, quello là comunque l'ho mancato, non si è ancora addormentato. E invece si è addormentato ora. Anche lui si addormenterà. Perfetto. Urca miseria, pure lì. Ma non erano di sopra? No, erano di sotto. Ehi, 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 ehi. Via. Ah, la scatola, l'ho visto che era la scatola. Sì, box one. Vedete, questo ci dice quello che potremmo sbloccare. M9, ma questa USP non c'è verso di trovarla. Sicuramente è in qualche anfrattino maledetto. Tardi. Di là. Questo dorme della grossa. Una USB. In cucina sarà difficile che la troviamo. Però ci sono delle razioni. Siamo full, siamo anche full vita? No, quindi ce le prendiamo. Proiettili per la USB. Ancora sopra. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project. Which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... È
Eccoci qua. Siete pronti? Perché qui la USP ancora noi non ce l'abbiamo. Chiuso. Ok. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry. This is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now! Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said to move. Americans. So you shoot women, too. I'm a nomad, too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. E signori e signori, la prima boss fight. Con niente po' di meno che la signorina Olga Gurlukovic. Ve lo ricordate questo cognome? I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything. And all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Presa. Non guardate la barra della sua vita, dovete guardare la barra sotto. You're not stopping us. Io in questo momento sto sentendo un audio veramente pessimo. Presa. Aia. Aia di nuovo. Spero che anche voi non lo sentirete così.
Aia. Qui abbiamo bisogno di una razione. Stiamo sanguinando. Ah, ok. Presa. Ma che non ce la fai più? Neanche io ce la faccio con... Presa. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out, then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah. It just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Allora, come vi ho ripetuto, e ripetuto, e ripetuto, e ripetuto molteplici volte quando giocammo insieme al primo Metal Gear Solid, ci dovrebbe essere la targhetta di Olga. Eccola... Al primo Metal Gear Solid, non fate, per chi non conosce questo gioco, non fatevi ingannare dai primi episodi, poiché la storia parte piano piano, ma poi non si ferma più. Ve lo posso assicurare, non si ferma più. Quello che state vedendo ora è solamente l'incipit, la scintilla che farà partire un incendio. Oh, fuck. Io volevo solo un posticino carino dove interrompere l'episodio. Quindi mi sa che lo interrompiamo al calduccio qui dentro. Una mossa, Snake. Grazie. Quindi mi raccomando, non fatevi ingannare e non abbiate pregiudizi, perché tra poco inizierà il bello. Oh, bene, anche proiettili. Alla prossima.